Buongiorno fanciulli, buongiorno fanciulle, come state? Io sono strafelice perché, anche se poco poco e quindi per fortuna non in modo pericoloso, sta iniziando a piovere, c'è proprio una necessità per l'animo. E quindi mi sento molto meglio e quest'oggi ci dedichiamo a degli interattivi, dei video, sempre una variante unica, una situazione specifica, l'approfondiamo il più possibile, mettendo tutte sotto domandine rispetto alla questione principale che mi avete chiesto. Vado sempre in ordine con le vostre domande, quelle che mi arrivano per email o quelle che trovo nei commenti. Quindi vi ricordo sempre di commentare se vi fa piacere, perché a me fa davvero piacere tanto leggervi, vedere che il canale è attivo, che c'è questo nostro modo di comunque relazionarci, sempre molto garbato, carino. Vi invito a fare attenzione al canale, quello farlocco con lo stesso logo, stesso nome, stesso tutto, pure le mie mani perché tanto prende i miei video. Fate attenzione però, per contattare me c'è un unico modo, nessun messaggino in direct, nessun cellulare, proprio né sul canale di TikTok né su Facebook. Io ho delle pagine ufficiali, a parte che si riconoscono perché io seguo sempre solo una persona. Ma al di là di questo, solamente l'email, per entrare in contatto con me mi potete scrivere sempre, io vi rispondo a qualsiasi ora se sono sveglia, quindi non c'è problema. Se non vi rispondo, forse se è notte sto dormendo, però se entro un giorno non vi arriva una mia comunicazione, provate a inviare di nuovo, potrebbe essere finita in spam e non ho visto, oppure a volte qualcosa non arriva. E inoltre vi ricordo sempre di utilizzare gli interattivi innanzitutto come un passatempo stimolante per riflettere, per vedere se arriva quella sincronicità, quella parola, quella frase, quella considerazione. A volte vi parlano in toto, a volte solo una parte, a volte si contrappongono al vostro dire e vi permettono di capire quello che già vi portate dentro. Quindi cercate di farli fruttare, più che sfruttarli, farli fruttare, perché voi siete il terreno, questo è un seme. Ed è vostra poi la capacità di tirar fuori un significato ed un senso utili per la vostra vita. Ora, detto tutto questo, sempre se vi fa piacere, iscrivetevi al canale, aiutatemi a raggiungere il mio mega sogno di raddoppiare gli iscritti, ma chissà se riuscirò mai. E non vi costa niente, se non volete ovviamente le notifiche, non cliccate sulla campanella, basta semplicemente seguire il canale. Se poi volete anche le notifiche, perché vi fa piacere sapere quando io pubblico qualcosa. Ma tanto mi potete cercare da soli, da sole, e cliccate anche la campanella. Solo i più coraggiosi riescono a fare una cosa del genere. Solo le fanciulle più temerarie hanno il coraggio di vedere le mie tante notifiche giornaliere. E il mio cuore va a tutti voi, sia a chi si iscrive sia a chi non si iscrive, anche solo per la pazienza di sopportarmi. Allora, che cosa abbiamo qui? E qui abbiamo una situazione d'amore. Lui da una parte gli gira pure male e voi dall'altra che non riuscite a capire. Sì, ok, va bene, ho fiutato fin dall'inizio che le nostre dinamiche karmiche sono tali da farci avvicinare, allontanare, avvicinare, forse il tutto si sblocca nel corso di mesi, se non addirittura anni. Va bene, me ne sono fatta una ragione, potreste dire, e quindi io resisto, imperterrita, sto lì, affronto tutte le difficoltà del caso, però pure tu, figlio mio, e un giorno allontanati, e un giorno non mi sei stata troppo vicina, e in realtà avresti dovuto fare, e no, non devi fare, cioè, ma alla fine, a cosa siete destinati? Che cosa pensa e prova? È un momento, gli gira male, o proprio raggiunto una qualche sua conclusione all'interno della sua testa, del suo cuore, delle sue viscere, perché a volte no, si ragiona non solo con il cervello, ma anche con altri apparati. E cosa vi aspetta nel futuro prossimo? Ovviamente, cosa vi conviene fare? Andiamo un po' a indagare nel migliore dei modi tutte queste questioni. E quindi io direi di cominciare dalla domanda principe. La domanda principe è ovviamente a livello di dinamica karmica a che cosa voi due siete destinati. Mettiamo in questione il fatto che tutte e due avete una dinamica tale per cui tra alti e bassi poi alla fine tutti gli ostacoli verranno superati e una volta superati e lasciati alle spalle si aprirà un orizzonte di possibilità condivise e condivisibili da te e da lui. Io le posiziono al dritto, le interpretiamo per come si danno e nell'interpretarle, scioglilingua, per come si danno, iniziamo con un bel tre di bastoni.
è un 8 di coppe, cioè questo è proprio l'uomo della toccata e fuga, cioè arrivo, mi avvicino, mi apro con te, stabilisco un contatto come canterebbero gli stadio, stabiliamo un contatto, poi però dietro fronte, cioè proprio il mio umore va come va la luna, alti e bassi, ma la cosa bella è che quando questa persona si allontana e si chiude e poi magari dà la colpa a te, avresti dovuto, ma non hai fatto. Se noi seguiamo il flusso degli eventi tenendo conto che abbiamo una sorta di ruscello che dall'alto va verso il basso, è lui che va controcorrente. E va controcorrente ogni qualvolta alla fine, dopo aver desiderato a distanza qualcosa, si avvicina talmente tanto da poter sfiorare con mano questo desiderio, ma toccarlo, accettarlo, riconoscerlo, prenderne consapevolezza, poi vuol dire uno non doverne poter più nutrire sogni campati in aria, che fino a quando non sono realizzati sono carini, perché no, ci spingono sempre ad andare avanti, ma non si arriva, quindi non è uno sforzo superiore a quello della fantasia, non è proprio la fatica del corpo. E poi, a rigor di logica, se iniziamo una relazione ufficiale, anche il doversi comportare di conseguenza. Quindi poi ogni volta che io mi avvicino talmente tanto che mi rendo conto che ora dovremmo e potremmo iniziare ad andare assieme, perché tu ci sei lì, mi stavi aspettando e ti ho trovata, poi faccio il passo indietro. Cioè, ritorno indietro e ricomincio da capo, un po' come un Sisifo che porta la sua, no, pietra, il suo masso sulla punta della montagna e poi scivola giù, ma lì è una condizione differente, perché è proprio la condizione umana del fatto di non arrivare mai, di non concludere mai, di dover sempre ricominciare, ma qui è proprio una scelta personale. Perché però questa persona in fondo, se desidera qualcosa, ma è egli stesso a sabotarsi e sabotare il contesto che di suo lo accompagnerebbe verso l'obiettivo. Qui bisogna solo incamminarsi, cioè va bene il sogno, il desiderio, ti penso, io sono costantemente focalizzato verso di te, poi ogni tanto mi manchi così tanto che riesco a trovare il coraggio di incamminarmi, mi incammino, ti trovo, sono lì, dobbiamo iniziare e scappo. Allora, a parte il matto, potrebbe parlarci proprio di una persona che ha un atteggiamento non logico e soprattutto con stati d'animo fortemente, diciamo, ambivalenti e contraddittori. A parte il sole e la luna, una chiusura della schiena, lo slancio del corpo, cioè davvero lui non sa quello che vuole, ma non tanto circa l'obiettivo, ma circa il momento in cui io voglio quell'obiettivo. Cioè, magari io voglio stare con te. E ora facciamo anche altre domande per approfondire questa cosa. E quindi in alcuni momenti il mio fare va di pari passo con il mio pensiero, in altri invece assolutamente no. Però io voglio lo stesso stare con te anche quando ti volto le spalle. Ma perché si comporta in questo modo? Allora, che poi tra l'altro dovrebbe semplicemente concretizzare in questo momento della sua vita. Quindi non c'è assolutamente nessun ostacolo esteriore. Questo è proprio un taglio netto al passato. E ora vediamo perché lui il taglio netto al passato non lo vuole dare. Il nostro trono mette proprio questo, diciamo, divisorio tra la schiena e quello che è stato. In questo caso io mi sto incamminando di nuovo verso le montagne. Le montagne come simbologia sono l'ostacolo esoterico per eccellenza. Cioè, una volta che si valica una montagna e qui sono proprio sulla vetta, tornare indietro è da sciocchi, è da matti, è da folli. E lui continua ad avere questo tipo di atteggiamento. Cioè, qui devo solo spiccare il volo, lasciare la terra, simbolicamente passare all'aria. Che cosa vuol dire? È una metamorfosi. Quindi, da bruco a farfalla, non più le gambe, ma le ali. Il punto è che lui arriva sul limitar della soglia e non lascia andare la sua vecchia personalità. Quando si muta, si cambia, la muta è il cambio della pelle, no? E quindi anche l'animale che compie la muta poi deve lasciare lungo il percorso ciò che si è strappato di dosso. E com'è che noi possiamo vivere come immagine quello che è il processo di muta di un animale come per esempio il serpente? Cioè, a un certo punto le nostre abitudini, i nostri abiti non ci vanno più bene, cioè proprio non quadrano più con quello che siamo diventati.
Però non è che li possiamo togliere da soli, così, di punto in bianco. C'è una fase intermedia di attrito interiore molto forte che all'atto pratico corrisponde proprio, immaginiamo, il serpente che passa tra le pietre e questi abiti, questa pelle vecchia che si incastra in queste pietre e viene strappata via. Quindi tra quello che ero, quello che sarò, di mezzo c'è sempre una fase di difficoltà con la quale mi trovo a sperimentare sensazioni di stridore profondo e quindi non mi sento a mio agio, come quando si prende, non so, un paio di scarpe nuove, nel mentre prendono la forma uno dice no, vabbè, mi rimetto quelle vecchie, sono logore, sono rotte, però a quanto ci sto comodo. Sì, ma non le puoi portare più, è cambiata la stagione o comunque sono veramente ormai inadatte. Lui tende a tornare indietro per un vissuto, che ora andiamo ad approfondire, del genere di apparente inadeguatezza. Anche perché una volta varcata la soglia, non potendo tornare indietro e dovendo prendere responsabilità di se stessi, di quello che poi saranno le azioni. E qui c'è un elemento che torna in tutte e quattro le carte, utilizzato in modo differente. Mi appoggio a questo bastone. Lo utilizzo sempre come appoggio per guardare dinanzi a me. All'improvviso non mi crea più neanche nessun tipo di fastidio e neanche di utilità. Lo tengo qui sulla spalla, ma proprio con leggerezza. È parte di me, ma è parte di me integrante, cioè come se fosse diventata questa esperienza che è ciò che sorregge quello che io sono nell'oggi. Quindi io guardo dinanzi a me e mi lascio dietro le spalle le esperienze fatte. Forte delle esperienze fatte, prendo in mano questo bastone a mo' di scettro, quello che dovrei diventare. Poi ci sono questi stati d'animo interiori, alti e bassi, lo uso come un bastone quando sono appesantito, lo uso come, non so, un orpello quando mi sento, no, nel pieno delle forze. Però c'è sempre un qualcosa che rappresenta un piantare, una sorta di bandiera. Quando, no, si conquista un territorio nuovo, una realtà nuova, interiore ed esteriore, si pianta una bandiera, un po' come, no? Con l'allunaggio, ma a parte questo, e non parliamo di luna che ci interessa ben poco, anche se qui è ben presente. Quindi, una persona che ha un vissuto interiore molto, molto conflittuale. Ma di che natura è questo vissuto interiore? Quindi, sembrerebbe un loop dal quale è difficile uscire, anche perché lui non ne vuole uscire, cioè la vita lo spinge. Quindi, lui torna indietro, ma alla fine il contesto del passato non lo accetta più. Perché è come se qui noi avessimo la farfalla che nasconde le ali. Invece di volare cammina, i bruchi che lo vedono, la vedono, non è che si fanno ingannare e la scacciano. Quindi vuol dire che le questioni relative a situazioni del passato non sono più un habitat naturale accettabile per quello che lui è nell'oggi. Dovrebbe trovare il coraggio di compiere questo salto e, se vuole stare con te, lavorare per costruire questa convivenza dove si perde la propria individualità per diventare poi una coppia. Bisogna cedere qualcosa di sé per incontrare e accogliere l'altro, come poi alla fine potresti e dovresti fare necessariamente anche tu. Ci vuole un gran coraggio e una grande maturità. Perché questa persona torna sui suoi passi? Beh, chiuso, 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 che non vuole vedere assolutamente la realtà che ha dinanzi, lo avevamo intuito, che i suoi atteggiamenti e il modo di giudicare e valutare, il suo presente. Che cos'è la morale? La morale indica qual è lo scopo della vita dell'uomo. Lo scopo è ciò che devo raggiungere, non quello che ho dietro le spalle. E indica i comportamenti e i mezzi necessari per raggiungere questo tipo di scopo. Quindi questo è lecito che si possa fare, questo invece no. Allora io sono fortemente immobile, ecco, in una presa di posizione che mi conferisce un atteggiamento rinunciatario. Non osservo, qui mancano proprio gli occhi, ciò che circonda il personaggio è la confusione di queste nubi, che soprattutto preannunciano tempesta più che cielo sereno, quindi dentro di lui non c'è una visione chiara di ciò che ha a che fare con la sua stessa esistenza, e
E non è una persona che subisce un contesto che lo immobilizza o lo blocca. Quindi non c'è una condanna karmica tale per cui non sono ancora libero di cambiare radicalmente il mio presente. Cioè io me le sto raccontando queste balle, ci voglio credere e non voglio guardare la realtà e quindi assecondo queste storielle, ma poi sono io limite e prigione per me stesso. Cioè alla fine sono io che mi condanno perché sono io che mi costringo a questo tipo di atteggiamento. Una persona rinunciataria che sente di dover e voler andare avanti, ma non vuole assolutamente fare lo sforzo poi di comportarsi in modo coerente con la sua nuova realtà, assumendosi oneri, però anche gli onori sicuramente, ma soprattutto le responsabilità. Quindi un passo lo fa e 10 per tornare indietro. Indietro non può rimanere e questo poi fa capire anche perché si sposta da una parte ad un'altra. Cioè un uomo del genere è un uomo che non ha pace dentro casa sua e va qui e va lì e comincia e chiude, ci pensa, ci ripensa, però non sembra intenzionato a mettere fine, porre fine a questo tipo di comportamento. E infatti quell'attrito interiore, quel profondo stress di cui abbiamo parlato prima, fondamentale per questo cambiamento e questa muta, lì dove nell'incontro delle due persone bisogna rinunciare a parte di sé per creare un nuovo tutto, cioè io devo lasciare una delle mie ali in quanto farfalla per incontrare te e accogliere l'altra metà di me che riscontro e riscopro in te. Però lasciarsi andare così e avere il coraggio di disperdersi nell'altro e diffondersi vuol dire anche dover rinunciare all'illusione di un personale libero arbitrio. Cioè qui poi, quando due persone iniziano affiancandosi davvero a camminare l'uno accanto all'altra, tutte le decisioni non saranno più le decisioni mie, ma le decisioni nostre. Ma se io non sono stabile normalmente, già con me stesso entro in conflitto e faccio avanti e indietro e non concludo mai nulla. Ma come posso pensare di andare d'accordo con una qualsiasi altra persona? Che a quel livello, in quel momento, acquisirà il mio stesso potere decisionale perché siamo, no, tutte e due sullo stesso piano. Cioè, come posso accogliere una cosa del genere se non sono sicuro di me stesso? Se non sono in pace con me stesso? Se non sono risolto con me stesso? Eppure, allo stesso tempo, io cerco te perché in te mi specchio. Cioè, per farla proprio semplice, questa è una persona che dovrebbe saltare nel vuoto. Ma un salto simile a quello che compiono gli uccelli quando lasciano la prima volta il nido, cioè è dotato di ali, non si sfracella al suolo, non si fa male, ma quelle ali non le muoverà nessuno per lui. Devono diventare una scelta consapevole dalla quale deve conseguire un comportamento congruente con la scelta, cioè pensi a come si usano le ali, ma poi le devi battere le ali perché se no allora sì che mi cadi. L'unica cosa è che, ripeto, una volta che lui dimostra a se stesso, agli altri, di poter fare una cosa che fino a quando non fa rappresenta un alibi, una giustificazione valida per proteggerlo ogni volta che non ha il coraggio di essere coerente con eventuali affermazioni e promesse, questo ti tornerà sempre indietro e si rimangerà sempre le sue parole e gli fa comodo. Ora, cerchiamo di capire una cosa, perché tanto il vissuto interiore lo abbiamo inquadrato bene, cioè all'atto pratico voi starete assieme, quindi cominciamo a prendere in considerazione anche un contesto futuro per fare delle domande circa il comportamento migliore da avere da parte tua per smuoverlo. Allora, se non viene messo alle strette, questo non fa assolutamente nulla e continua così non solo un anno o 2 anni, ma fino a quando, diciamo, la vita glielo concede. E nella vita, nel contesto, ci sei anche tu, che sei un'altra delle variabili. Lasciarlo solo, visto che lui è completo con te, altrimenti è a metà, è metterlo nella condizione di aprire quegli occhi che nell'oggi sono chiusi perché ti trova sempre,
al di fuori di quella grata, sa che ci sei tu che lo aspetti, fargli sperimentare proprio la disperazione dell'impossibilità di fare quello che vuole se manca l'altra parte. Se siamo completi solamente unendo le nostre forze, tu scompari, io poi quella debolezza nuova che subentra inizio a sentirla e quindi un pochettino devo prendere in considerazione quello che ho fatto fino a quel momento per ottenere quel risultato. Allora, in questo caso non è ancora semplice perché l'atteggiamento conflittuale di polemica e discussione, diciamo, un po' nel pieno delle sue possibilità. Quindi adesso discutere, parlare, cercare la quadra a questa storia con il dialogo non vi porta granché. Soprattutto non porta a te qualcosa di positivo, è piuttosto pungente, tagliente, diretto. Ed è uno che non si pone il problema di ferire la persona che ha dinanzi, perché si giustificherebbe con io mi sto difendendo. Se tu non mi attaccassi, io non risponderei in questo modo. È in fase totale di negazione e di immobilità. Ora come ora conviene semplicemente lasciarlo ai suoi giorni, ai suoi momenti, anche diciamo ridurre al minimo i contatti. Sì, perché questa persona che tende a chiudersi e ora è totalmente chiusa a riccio, circa anche un atteggiamento logico, non prende in considerazione le tue argomentazioni. Questa è una di quelle persone che potrebbe rispondere al tono con cui tu gli parli, non tanto a quello che tu gli dici. Quindi rimanere un attimo solo con se stesso, percepire l'eco del nulla intorno a sé, quindi eco di niente perché non c'è nessuno, lo spingerà in qualche modo a doversi riaffacciare. Ora lui deve compiere questo salto, di suo non lo farà, però la torre dice che qualche evento esterno alla fine farà saltare tutto e nel far saltare tutto fa saltare anche se stesso. Allora usciamo fuori di metafora e pensiamo ad un comportamento concreto, fai saltare tutti gli accordi, perché se non è lui che li onora, allora li fai saltare. O lui diventa affine e congruente alle promesse fatte e a ciò che voi due avete ipotizzato assieme, si comporta di conseguenza, oppure tu ti comporti di conseguenza a ciò che lui dice ed afferma. Comunque qui è necessario che uno dei due renda evidente e tangibile quello che l'altro dice e se non è lui ad assecondare te, allora prova tu ad assecondare lui. E sicuramente lui comunque in modo orgoglioso non ti dà subito la soddisfazione di aver fatto centro e di averlo colpito, perché questa persona non vuole chiudere con te e non ti vuole allontanare, ma gli fa comodo la sua zona di comfort, che può essere anche un vissuto tossico, frutto di dolori, di ferite, ma è come se volesse prendere te e portarti come personaggio all'interno della sua storia, lì dove invece tu stai cercando di sradicarlo da questo suo atteggiamento e proiettarlo verso un futuro che non è già scritto, non è circolare, non si ripete, ma diventa un'apertura, un'avventura da affrontare assieme. Cioè tu lo vuoi aprire l'orizzonte da affrontare assieme, lui lo vuole chiudere. Se tu lo metti dinanzi la possibilità di partire come il tre di bastoni iniziale, questo invece di andare avanti si volta e quando sta per toccare per mano, non per mano, con mano, il famoso otto di coppe, ti dà le spalle, ti lascia lì e si allontana. Perché lui vuole questo, vuole il limite. Queste spade, presenti anche nel 6 di spade, sono la grata della carta di prima della morale. Cioè, io voglio vedere che effettivamente non sono io che non riesco, ma vedi che non si può fare, vedi che non è ancora il momento giusto, vedi che ci sono degli impedimenti. Poi una volta ti dice l'impedimento è lei, una volta sei tu e tu non mi hai aiutato e tu sei stata troppo presente. No, se ne sta veramente raccontando tutte queste balle perché semplicemente non affronta il cambiamento. Ora il cambiamento si imporrà e quando noi andiamo a cozzare contro una forza che ha una direzione opposta al nostro volere, e diciamo che qui il muro si fa meno male di noi nello scontro. Quindi poi non è detto che il suo futuro prossimo non possa darsi come situazione difficile.
Quindi inconvenienti, imprevisti, problemi sul lavoro, nella vita privata, perché poi alla fine il contesto somatizza il nostro contesto interiore, quindi la parte esteriore della nostra vita somatizza e ci restituisce quello che ci portiamo dentro, così come il corpo spesso somatizza e ci restituisce quello che sperimenta il nostro spirito e la nostra anima. Quindi a breve ci sarà un avvicinamento, una pacificazione tra voi? A breve no, perché ci sono proprio i capricci. Non solo, ma ti conviene non fare nulla, soprattutto non farti zerbino, perché adesso è al culmine del suo volersi lamentare e ovviamente con chi ti lamenti di più, con la persona che ti è più vicina, che ha voglia di ascoltarti veramente. E qui il tentativo, se tu vai a bussare per accedere a quelli che sono realmente i suoi problemi, li vuoi conoscere, vuoi che ti parli, si alleggerisca, si apra, lui ti sbatte la porta in faccia, anche con l'atteggiamento fastidioso di chi in questo momento non vuole sentire né ragioni né vuole ragionare, quindi il matto dei tarocchi di prima, e sta lì e ti guarda. Ora il punto però è un altro, ma non è che sta attraversando una fase un po' narcisistica? Quindi vediamo se nelle prime sette carte viene fuori gran signore o signorino. È proprio particolare questa stesura, in quanto non stiamo andando da nessuna parte, come lui non va da nessuna parte. Le carte a volte parlano anche in questo modo, fermo, immobile nelle sue chiacchiere, che sono solo delle scuse. Io non dovrei più tornare indietro perché davvero ho perso troppo tempo. Mi sono sempre, diciamo, giustificato accusando altri, invece dovrei scegliere liberamente e cercare di lavorare per ottenere il mio obiettivo. Non lo faccio, non lo voglio fare. Comportarmi in maniera saggia, matura e consapevole non è un atteggiamento che voglio avere in questo momento, perché non c'è una logica. Cioè, il matto dei tarocchi di prima ci dice tante cose, tra cui lui ha un comportamento tale per cui in questo momento non c'è una logica. Ora chiediamo se la tua pazienza verrà premiata con il fatto che comunque prima o poi quella torre lo fa, diciamo, andare ad impattare contro il muro dell'evidenza, e a un certo punto è una sveglia sonora e devi solo che capire. Vediamo se una cosa del genere avverrà, ma se dovesse dipendere da lui, lui ti influenzerebbe talmente tanto da farti credere a quello che dice, e quel pianto che si fa, no, su se stesso lo farebbe fare anche a te verso di lui: ah, poverino, guarda, faccio tutto io per te. Ma come puoi aiutare una persona che tecnicamente in realtà non vuole essere aiutata, e quindi tutt'al più manderebbe in questo momento vuoto tutti i tuoi tentativi? Cioè, sprechi davvero energia e risorse. Vediamo se viene fuori anche la carta del bambino. Allora, speranza, comunicazione che diventa discussione, ma con tutte le spade di prima, ora come ora. Non ti spaventare se è conflittuale, non vuol dire che è tutto finito e tutto chiuso, ma solo che in questo momento li gira proprio così. Eccotelo qua, il nostro fanciullo, che tra l'altro sta sul chi va là, quindi se tu ti allontani e chiudi, lui non è che se lo, diciamo, se ne rende conto dopo 15 giorni, lui lo nota subito, eh. Comunque è tornato, sta tornando, e vedrai che in questo periodo si farà sempre più presente nel tuo quotidiano, e se tu, diciamo, non lo assecondi e non gli apri la porta facilitandogli il suo esserci nella tua vita, sarà lui ad insistere. Allora, gelosia e mistero. La cosa buffa di questo ecclesiastico e di questa ultima carta, ora ne prendiamo un'altra, è che in qualche modo, quando lui si allontana troppo, dopo un po' inizia a vacillare, ha la certezza di trovarti, ma non ce l'ha al 100%, non tanto per te, ma perché lui sente, fiuta il rischio che tu ti possa interessare a qualcun altro, perché qualcun altro può comparire lì al tuo orizzonte, nel tuo orizzonte. Ecco perché ti vuole prendere e portare con sé. Allora, qui c'è un'altra considerazione molto interessante, perché poi ovviamente le carte aggiungono degli elementi man mano che noi, no, le voltiamo. Vissuto interiore di una persona che non vuole rinunciare a questo suo mondo di fantasia, pieno di fantasmi, piuttosto tossico, zona di comfort, tutto quello che vogliamo. Non viene fuori il narcisista, meglio così, ma la persona infantile e capricciosa in questo momento assolutamente sì. Che si dà pure tutto un tono, ma poi alla fine nella sua mente già sa quello che vuole e dove vuole andare a parare.
Nell'ultimo periodo, quando questo ha fatto come gli pare, dimostrando chissà che indipendenza o forza e quindi si è allontanato da te e da tutti, questa cosa è durata fino a un certo punto. Poi ha cominciato a sentire quella famosa eco del nulla di prima, no? Ha cominciato tutto a rimbombare e si è reso conto che intorno a lui, cioè non è che le persone gravitano necessariamente attorno a te sempre, la vita continua. Tu scegli una strada e non è detto che gli altri, in strade differenti, non possano imbattersi in nuovi contesti. Quindi a questo punto, se io voglio non venire nel tuo mondo, però voglio stare tranquillo che nessuno entra nel tuo mondo, ti cattura e poi non ti trovo più, io devo fare in modo di prendere te e portarti nel mio mondo. Cioè, ti voglio avere vicino, ma come voglio io. Non siamo vicino per come vuoi tu, siamo vicini per come vuoi tu. Perché tu sei su strada e vuoi far evolvere la situazione. Io invece sono sedentario, in questo caso, stanziale, e voglio rimanere così come sto vivendo. Allora che faccio? Riapro le comunicazioni, ti vengo a cercare, come direbbe Battiato, ti attacco, attacco, attacco così e d'altronde, se io non mi difendo, sto attaccando. Faccio sì che tu ti possa esporre e poiché non te lo aspettavi, non sei neanche preparata alla reazione, quindi sei ancora più spontanea, genuina e disarmata, ti confondo con tutte queste informazioni. E nel mentre ti confondo, però tu stai vivendo anche una gioia, la gioia di rivedermi, e quindi pensi forse adesso la situazione si sblocca, cioè ti sto facendo una sorta di indiretto lavaggio del cervello, perché sì, ti voglio avere a fianco, però non mi voglio impegnare, quindi a breve non succederà nulla, a meno che tu non fai scoppiare la bomba e vediamo che comportamento ti suggeriscono, perché qui far scoppiare la bomba vuol dire prendere la distanza e mettere questo uomo nella situazione e condizione di capire io indietro non ci vengo. Io non sono più un bruco, tu sei nel mezzo e già le ali, scegli dove andare, indietro non puoi tornare, io non rimango ferma nel nulla, ciò che stasi è morte, io devo fluire con il fluire degli eventi, quindi tu se rimani lì, resti lì solo con te stesso. Ora, vediamo meglio. Vediamo quindi che comportamento ti suggeriscono le nostre carte. Poi io quando mi appassiono, visto che le stesure sono soprattutto anche flusso di coscienza, mi rendo conto che respiro poco, ma soprattutto ingarbuglio le parole. Però vabbè, per questo chiedo venia. Allora, anche perché poi la storia si svela man mano che riusciamo a far quadrare tutte le cose. Il tuo comportamento in questo momento è 3 di bastoni, la carta iniziale, cioè è come se la vita vi stesse mettendo davanti lo stesso punto di partenza. Lui torna indietro con l'otto di coppe e tu vai avanti. Non devi lasciarti condizionare dal senso di colpa. La carta della morale, che è l'elemento più forte dei suoi condizionamenti verso se stesso e verso gli altri, è proprio fare la morale, stare lì a sottolineare le cose. Allora, ciascuno di noi dovrebbe avere la maturità e la responsabilità di rispondere delle proprie azioni, perché l'uomo, filosoficamente parlando, è misura di tutte le cose e quindi dovrebbe essere giudice di se stesso. E quindi la morale in quel caso non è tanto il senso di colpa o una sorta di confessione, ma è l'evidenza. Io sono così, conosco, no? Le mie risorse, le mie miserie e basta. Di volta in volta cerco di migliorarmi, ma non sto a fare la morale anche agli altri. Una persona che mette una grata come quella di prima, che diventa il suo vissuto, al di là di dove sia lui, la grata nel mezzo è il limite anche per la persona libera, che non può andare da lui se vuole andare. Quindi lui sta limitando sé, ma se tu lo ascolti troppo in questo momento, limita te. Qui c'è una persona assente in un punto di incontro dal quale dovremmo partire assieme verso qualcosa di nuovo. Ora, il comportamento migliore per te è fare la croce rossina, andare avanti anche senza di lui, ascoltarlo, ignorarlo, che cosa dovresti fare? Tu devi andare avanti, c'è cioè una simbologia più adeguata, non c'è, perché le metafore che abbiamo usato sono queste: la farfalla, il volo, la stessa forma della posizione, e quindi anzi la stessa posizione della carta del matto dei tarocchi,
proprio il corpo con questo slancio che si scrolla di dosso, le foglie secche dell'autunno, le stagioni non possono andare al contrario, si ripresentano con una loro ciclicità, questo sì, ma non vanno indietro. E questa è un'armonia ritrovata, questa chiave di violino, soprattutto interiormente e a prescindere da lui. Quindi sei tu che dai il ritmo, sei tu che dai il passo. Ora, se tu trovi il coraggio, perché ovvio in questo caso non devi avere paura di perderlo, perché tu non lo vuoi perdere, allora dici io lo assecondo perché sennò questo mi fa i capricci, poi alla fine è colpa mia se se ne va. Questo è il bambino che si è messo in punizione, non cena, anche se ha fame. Lo fa per 2 giorni, ma poi alla fine cede, perché tanto comunque non è convinto, è conflittuale in quel momento. E nella carta dello stress dove le due metà si trovavano, quella è una conflittualità che dura il tempo che lui riesce a tenerla in piedi. Però non è un uomo dalla volontà così ferrea. Quindi vediamo se tu porti questo conflitto proprio agli estremi della sopportazione, delle possibilità di sopportazione, che cosa succede? Vediamo un po' cosa accade. Costretti ad affrontare le questioni sospese delle vostre comuni dinamiche karmiche in questa carta di, potremmo dire, ipnosi regressiva. Dove lui che cosa ha dietro di sé? Questa stagione fredda, un nido in una stagione sbagliata. Quindi una conflittualità interiore tra il desiderio e la concretizzazione dello stesso. Perché però il desiderio in fondo c'è, ma lui non riesce a passare oltre questo inverno e ad assecondare quella primavera che potrebbe vedervi, no? Spiccare il volo assieme? Perché ancora non ha finito di pagare il suo karma, non è ancora in equilibrio con la sua dinamica karmica. In questa carta ci sono due condanne differenti. Abbiamo, no, una sorta di pira con questa donna legata e degli impiccati, degli appesi, quindi condannati ognuno per le proprie pene con dei ritmi differenti. C'è chi è arrivato già e aspetta l'altro e l'altro che dovrebbe trovare il coraggio di andare oltre, ma in realtà lui si trattiene. Perché si trattiene? Perché non si può assolutamente tornare indietro e lui avanti non ci vuole andare. Lo so che può sembrare fastidioso, ma più ci giriamo intorno e più torna sempre e solo la stessa identica immagine di metamorfosi, farfalla, un nuovo sguardo, via la benda dagli occhi, e questi sono i negramaro, c'ho pure le citazioni. Nella carta della morale io gli occhi non ce li ho proprio, sono ancora al di là delle grate. Qui mi dicono: guarda che l'hai pagato il tuo debito, puoi andare oltre, spicca il volo, figlio mio. Qui tutto c'è in questa carta di bloccato, fermo e ghiacciato, congelato, ma gli uccellini e il nido ci sono i cuccioli, quindi in questo nido ci sono i pulcini, vuol dire che tra un po' dovranno trovare il coraggio di saltare giù dal nido. Tutto gira intorno a questo. Però una cosa è positiva: il fatto che lui, con tutte le sue conflittualità, si sia riavvicinato e sia tornato, vuol dire che la vita lo sta portando proprio nelle vicinanze di quel salto che, se non lo farà, arriverà con una torre, cioè con un evento esterno. A questo punto io voglio fare una domanda che ti può magari consolare, perché tu puoi fare ben poco, ma puoi non assecondarlo. Sicuramente questo è il comportamento migliore. Perché assecondarlo è riconoscere le sue ragioni e far sì che sia lui a decidere i tempi di questo rapporto. Invece, se tu crei lo strappo anche a costo di soffrire apparentemente all'inizio, perché ti sembra di chiudere a lui, poi che cosa accade però? Allora, partiamo dalla carta di prima. No, vabbè, fantastico. Cioè, lui ti sbatte la porta in faccia se tu non ti adegui al suo punto di vista. La vita lo fa scontrare contro quell'evento inevitabile che porta la situazione a sbloccarsi. Lì dove per indole, come il gambero, lui farebbe il passo indietro e qui si sta incamminando in avanti. Quindi, vediamo dove si va. Non è una situazione che si sblocca da qui a dicembre, cioè qui gli esiti positivi. Ogni qualvolta lui si trattiene, è come se si rimandasse ancora più in là nel tempo. E ahimè, essendo questa una situazione che vede come protagonisti entrambi, anche lui ha la capacità di dettare legge per quelle che sono le tempistiche. Ora, dov'è che si va a parare con questa situazione che si sblocca?
Cavaliere di bastoni al rovescio, un re di spade al rovescio e una regina di coppe. Allora, la prima cosa che riparte tra voi è la sessualità e la passionalità. Però sembrerà che ti fa un favore. Cioè, qui piano piano vi riavvicinate. Quindi non dargli la vinta. Abbi pazienza che dopo un po' cede. Dietro di sé le famose farfalle. Può cercare di non voler accogliere questa trasformazione ancora per tutto il tempo che vuole. Ma prima o poi il collegamento e l'unione animica spirituale con te si fa sentire. Resta con un atteggiamento amorevole, questa è l'unica cosa che conviene fare. Ma non ti smuovere, tu sei davanti a quel fiume e quel fiume deve passare davanti te, non sei tu che vai controcorrente come fa lui nell'otto di coppe. Quindi alla fine è lui che deve, se si allontana, tornare di nuovo sui suoi passi verso di te. È un qualcosa che avviene, una trasformazione che avverrà in maniera davvero lenta e graduale, però l'unica cosa positiva è che si è rimessa in movimento. Assolutamente sì, immobile, cioè tu devi essere ciò che fa pendere nella direzione che ritieni giusta, la giustizia, e corretta, non solo per aspettative tue, ma proprio con uno sguardo, neutro e lucido e chiaro. Devi far pendere la bilancia, dalla parte che tu ritieni, debba pendere per l'appunto. Cioè, devi fare in modo che lui intraprenda la stessa direzione che stai intraprendendo tu. Perché o lui segue te o tu segui lui. Se tu segui lui si allungano i tempi, se lui segue te si sbloccano i tempi. Tanto comunque l'evento che gli fa sbattere la testa, lo fa risollevare, è lo stesso al di là del clacson, no? Della benda della carta della morte di prima che viene sollevata dallo sguardo. Lui può negare gli occhi fino a un certo punto, ma poi dovrà guardare necessariamente dinanzi a sé. Allora, in questo caso la dinamica, diciamo, non vittima carnefice, però bisognoso e colui colei che largisce si gioca sul filo del rasoio a seconda di chi riesce a tenere una posizione di forza, quindi o lui dipenderà da te o tu dipenderai da lui, perché ovviamente se la bilancia si sbilancia non siamo sullo stesso livello. Devi fare in modo di non cadere tu nella trappola di dipendere da lui, avendo un atteggiamento che non è conflittuale, ma di persona che si sa difendere anche con le argomentazioni. Beh, quindi siamo nel pieno di una sorta di battaglia, che non è una vera e propria guerra, non è un qualcosa di brutto, però l'atto pratico è come due animali dello stesso gruppo che si stanno contendendo diciamo, il posto da capobranco. È una battaglia importante perché chi riesce ad avere la meglio poi sarà colui che darà la direzione agli eventi. Nell'oggi non abbiamo la direzione degli eventi già stabilita, ma siamo nel pieno di questo tipo di lotta. Eh sì, alti e bassi e tempistiche ancora lunghe, ma lui dovrà comunque in qualche modo prendere quella famosa responsabilità che sta cercando di fuggire. Il nostro Papa ci parla di qualcosa che... Caspita, è lunga la questione, cioè quando le carte poi cominciano a parlare così e ci fermiamo e ritornano al punto di inizio, vuol dire che stiamo girando intorno ad un contesto che per oggi non si è assolutamente sbloccato. Quindi abbiamo capito qual è il problema, qual è l'atteggiamento migliore da avere. Questo non ad oggi non ammetterà mai che hai ragione, mai ragione. Quindi cambiamenti lenti, ci saranno ancora litigi, conflitti, si chiuderà il riccio, metterà il muso. Io voglio una carta per te. Ma tu, come vivrai però tutto questo tipo di casino? Devi avere forza e coraggio, coraggio e forza lì. Vediamo, eh. Ecco, allora, bella coppia le ultime due carte. Qui devi essere indifferente, cioè l'otto di spade lo possiamo interpretare in tanti modi, però abbiamo una carta della forza dove un animale, come questo leone, che ha artigli, zanne, si fa mansueto e con la coda tra le gambe, ma non è un pavido. E abbiamo un re di coppe, che potrebbe essere l'obiettivo da raggiungere. Quindi tu indossi e incarni un atteggiamento che potrebbe non corrispondere totalmente con le tue capacità. Tu potresti litigare, alimentare la discussione, allontanarti, chiudere, attaccare. E la carta dice: ad oggi sembra che molto sia andato perduto, ma non tutto. Quindi qui abbiamo ancora del liquido a terra, non è un terreno arido.
Sicuramente tutto quello che ti accade intorno è conflittuale e contraddittorio, ma se tu guardi, è come quando no, non devi guardare Medusa, perché altrimenti diventi un blocco di pietra. Cioè devi tutelare il tuo sguardo, che è anche il tuo punto di vista sul futuro. Noi abbiamo capito che lui, a parte il fatto che viene fuori senza lo sguardo o comunque con uno sguardo molto ristretto e condizionato dalle sue paure, ma non devi indossare e non devi prendere, non devi assecondare, non devi fare tuo il suo sguardo. Cioè, questa non è una chiusura intesa come chiudo, non ti parlo più, non mi vedi più, non ti contatto più, no. Tu mi porti in questo contesto e io per poterti acciuffare, tirar fuori, ahimè, ci devo venire, ma ci devo venire senza che tu mi fai diventare parte del contesto stesso. Quindi è come se io vengo lì, ma con tutti, gli strumenti necessari per non subire le conseguenze tossiche del contesto nel quale tu mi vuoi, diciamo, condurre. Perché? Perché io ti voglio solo afferrare e tirare fuori da questa situazione. Vediamo però, io mi volevo fermare, ma non si può fare. Quindi io la vedo più come una carta di, come un tentativo di protezione e soprattutto il suggerimento di ascoltare la propria intuizione interiore. Non tanto il sussurro, no? Che arriva dal cosmo intorno, da ciò che vediamo, dalle sincronicità, no? Proprio la voce interiore della coscienza. Sì, ce la fai, riporti comunque una vittoria, assolutamente sì. Va bene. Che situazione incasinatissima. Io aspetto riscontro e un bacio. Ciao.